Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio farvi un piccolo tutorial con il DAS. Io uso questo che è il DAS dei cinesi, però va bene comunque. Prima di cominciare con il tutorial, vorrei farvi vedere due cartoncine che ho fatto con il DAS. Uno ho usato questo qui che è il mio stampino e sono questi. Ed ecco qua. Cosa andremo a realizzare? Andremo a realizzare dei libri di Harry Potter. Questi qui non li ho fatti io, ma li ho scaricati, il template per scaricare questo foglio lo trovate in descrizione. Io l'ho già incollato su un foglio così, tanto posso iniziare dentro. Mi ho dimenticato di prendere i forbici e le vado a prendere per tagliare DAS e poi un collante per poterle attaccare, se no si attaccano già col DAS. A tra poco. Allora, l'occorrente per questo progetto è il nostro template che trovate in descrizione, una squadra, un paio di forbici e la nostra il nostro panetto di DAS. Intanto andiamo a tagliare le immagini in modo tale. Io l'ho già incollato su questo foglio così, e vado a tagliare. Questi fogli li ho trovati semplicemente al cinese e sono questi qua, cartoncino colorato metallizzato, mi piaceva. E andate tutti a ritagliarli tutti. Ora ci rivediamo quando è tutto tagliato. Allora, eccoli tagliati tutti. Abbiamo la storia di Hogwarts. Poi questo qui magicamente io di Gilderoy Lock. Storia della magia di Bathilde Buff. Advanced Potion Making. E questo qui di Rita Skeeter, che si trova nell'ultimo film barra libro. Ora andremo a piegarli tutti. Io vi farò solo vedere la realizzazione di uno solo, ovvero realizzerò con voi questo, però poi vi faccio vedere tutti quanti realizzati, però che si devono ancora asciugare. Per esempio qui ora la colla si sta andando, quindi riprendiamo la nostra colla e andiamo a ripassarci la colla. Sarebbe meglio ripassarla a qualsiasi. Se voi l'avete già stampato sul cartoncino è ancora meglio. Vedete? Si ripassa in questo modo così. Se ci sono dei grumi, la colla si toglierà da sola e andiamo a fare questo movimento qua. Qui c'è il grumo, quindi andiamo a spalmare bene e lasciamo asciugare per bene. Allora, quindi, visto che con lì ha avuto quel problemino, passerei a Bathilde Buff. Come si fa? Come vedete ha le alette qui. Con la squadra vi andate a posizionare, magari da quest'altra parte, nel punto preciso esatto, quindi io direi questo. Andiamo a premere e andiamo a piegare in questo modo così. Andiamo a fare la stessa cosa da quest'altra parte. E sarà più o meno così. Quindi andiamo a fare a tagliare questo. Infatti ci servirà un coltello. Allora andiamo a misurare con proprio un centimetro, due centimetri. Andiamo a prendere la nostra pasta, se ricordi dove si apre. Ok, Va
vado a prendere un bel po' di pasta. Un attimino che vi sposto più qua. Oh là là, così. Allora, andiamo a prendere più pasta. E andiamo ad appiattirlo. Ma serve ancora molta più pasta. E iniziamo ad andare a metterla già qui. Andiamo a premere il meglio possibile in modo tale da se vedete che dando a schiacciare vedete che esce fuori, prendete il coltello, io uso questo qui di plastica per non sporcare coltelli buoni. E andiamo a mettere proprio dove ci serve. In questo modo così. Sì. Ah, ci servirà molta pasta, quindi per integrarlo per bene ho preso questo. Vado a farne una palla. Lo vado a mettere qui, è troppo per questo, lo vado a toglierne un pochino. Vado a fare in questo modo così, io vado a premere in questo modo così, lo vado a richiudere per bene. Non importa in questo caso che sia più piccolo rispetto al quindi andiamo a fare così. Ok, sempre col coltello andiamo a smussare, ad appiattire gli angoli e ove e dove ce n'è bisogno aggiungere e o diminuire così con la vostra DAS o pasta polimerica. Ecco, io uso il DAS perché la pasta polimerica, ovvero Fimo, non ne ho. Andiamo a prendere la nostra squadra, andiamo a premere in questo modo così. Andiamo a ficcare in questi buchini, vedete? Altro DAS. E lasciamo asciugare del tutto. Se volete potete anche aggiungere, se
tanto per critica, potete anche aggiungere i lineamenti dei libri. E ora noi li lasciamo così ad asciugare. Se volete potete aggiungerci un gancio, ma anche tenerlo così come soprammobile. Io poi andrò a fare questo. Se volete, questi qui li posso anche, quando saranno bellissimi asciutti, metterli in vendita sul mio negozio, non Etsy, ma su come si chiama? Altervista, perché ne ho creato uno lì sopra. E potete comprarlo. E io ora da solo vado a fare tutti questi altri. Grazie di essere stati con me in questo video. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!